Riccardo Cristiano, Liberi.tv. Siamo presenti al primo Pride calabrese e oggi è il 19 luglio del 2014. Liberi.tv, siamo qui oggi al primo Pride calabrese. Lei cosa ne pensa? Lei è di Reggio Calabria? Sì, io sono di Reggio Calabria. Sono contento che un'iniziativa del genere sia arrivata in Calabria, soprattutto a Reggio Calabria. Era ora che finalmente cominciassero a svelarsi certe cose, che certi pregiudizi cominciassero a cadere. Lei pensa che prima o poi qui in Italia si potrà parlare anche di estensione di diritti civili e quindi di uguaglianza per le persone che formano una coppia anche dello stesso sesso? Certo, sarebbe anche ora. Perfetto, io la ringrazio, le auguro buon Pride e buona giornata. Grazie anche a voi. Posso fare una domanda? Liberi TV, lei lo sa che oggi qui c'è il primo Pride calabrese? Sì, l'ho saputo ieri. Cosa ne pensa? Lei di Reggio? Non lo so, non so dare una risposta. Ma lei pensa che ad esempio l'estensione dei diritti, del diritto civile, per esempio di formare coppia per le persone dello stesso sesso, sia da approvare? Ognuno è libero di scegliere come vuole la propria vita, quindi non ci vedo nulla di male in questo, però non lo so, non le so dare una risposta precisa. Lei invece cosa ne pensa? Per me l'importante, cioè, mi va bene a me, non è che tanto basta che mi toccano a me. Ah, vabbè, questo è un pregiudizio, non credo che... No, io... No, che mi interessa quello che fanno, no? Cioè, è giusto che hanno pure le loro, come si dice... Beh, i loro diritti, in questo caso si parla, certo, di diritti. Certo, sì, sì. Perfetto, io vi auguro buon Pride e buona giornata. Prego. Grazie, arrivederci. Volevo fare una domanda. Lei appunto sta vedendo che quest'oggi c'è il primo Pride calabrese. Cosa ne pensa? La libertà personale è una cosa molto importante. Lei pensa che in Italia ci sarà la possibilità di estendere anche il matrimonio civile per le persone dello stesso sesso o dei diritti comunque? Guardi, non mi pronuncio. Comunque, pensa che ci sia qualcosa di male nel manifestare? No. Ok, la ringrazio, buon Pride. Salve, posso? Liberi.tv. Io volevo sapere, lei sa che oggi c'è il primo Pride calabrese qui a Reggio Calabria? Sì. Pensa che sia una cosa giusta manifestare? Giustissima. Cosa pensa invece dell'estensione del matrimonio per le persone dello stesso sesso? Che sia giusto. È giusto, perfetto. Io le auguro un buon Pride e un buon 19 luglio. Grazie anche a lei, grazie a tutti loro, grazie. Salve, Liberi.tv, cosa pensa del primo Pride calabrese? Cosa ne penso? Che è un'ottima iniziativa, così almeno la gente è meno bigotta del normale, specialmente da noi. Magari si facessero altre manifestazioni. Lei pensa che in Calabria o comunque in Italia ci sarà la possibilità prima o poi di vedere stesso il matrimonio o comunque dei diritti civili che parifichino le coppie eterosessuali a quelle di fatto omosessuali? Me lo auguro, se è una cosa che desiderano anche gli omosessuali, perché no? Tanto le coppie di fatto poi alla fine bisogna tutelarle nei diritti, e quindi... Perfetto, la ringrazio e buon Pride! Buon lavoro anche a voi, grazie a voi! Ciao. Salve signora, Liberi TV, cosa pensa del primo Pride calabrese? No, guardi, non si vuole esprimere? Non ci piace, diciamo che non ci piace. Però siete curiose, stiete vedendo? No, assolutamente, come vedo non siamo neanche girati. Ho capito, va bene. Rispettiamo i diritti di tutti, però non ci sentiamo coinvolti, va tutto bene. Qua. La ringrazio, buona giornata. Grazie anche a lei. Salve signora, Liberi.tv, cosa pensa del primo Pride calabrese? Sono neutra. Le piace, dico. Non, guardi, non ho. Non so, ancora non ho visto, per cui non mi esprimo. Vabbè, diciamo che lei è all'inizio del corteo. Sono solo curiosa, non sapevo ci fosse questa manifestazione, quindi sono qui, è la prima volta che, va bene, che vedo. La ringrazio. Prego. Salve signora, Liberi TV, cosa pensa del primo Pride calabrese? Oddio, penso che va bene, è giusto accettare tutto.
Lei pensa che per esempio l'estensione del diritto a contrarre matrimonio civile o comunque la civil partnership come sta proponendo il governo Renzi per le coppie di fatto possa essere una soluzione? Penso di sì, io accetto tutto perché ormai siamo nel 2014, quindi voglio dire dobbiamo accettare tutto quello che viene, ognuno è libero di fare le sue scelte, di vivere tranquillamente i sentimenti. Perfetto, la ringrazio e buon Pride. Arrivederci, grazie anche a voi. Salve, Liberi TV, posso? Cosa ne pensa del primo Pride calabrese? Diciamo che è una bella cosa per una città del sud che comincia un attimino a emanciparsi e, come dire, il mondo è bello perché è gaio in questo momento. È gaio, è vario effettivamente. Le faccio un'altra domanda. Lei pensa che in Italia ci sia la possibilità di estendere ad esempio le civil partnership o addirittura il matrimonio civile per le persone dello stesso sesso? Io me lo auguro e lo spero, penso non ci sia niente di male. Le faccio un'ultima domanda, pensa che la parola famiglia sia cambiata nell'arco del tempo o non so, cosa ne pensa? Indubbiamente la famiglia è cambiata, i valori rimangono quelli di sempre, però è normale che ci bisogna un attimino plasmarla per quelli che sono i tempi adesso. Benissimo, io la ringrazio, le auguro buon Pride e buona giornata. A lei, salve. Cosa ne pensa del primo Pride calabrese? Bello, bello, una bella cosa. Mi dispiace che siamo meno di quelli che ci aspettavamo e mi dispiace che tanti bigotti, non tanto liberi, non hanno partecipato, non sono venuti e quantomeno stanno ai lati della strada a nascondersi tra... Pensa che potrà cambiare qualcosa qui in Italia da qua? Piano piano, certo, piano piano cambierà tutto, l'evoluzione. E come il telefonino, siamo avanti. Grazie. Anche nei diritti civili siamo avanti. Grazie. Più degli altri, prego, grazie a voi. Liberi TV, cosa pensa del primo Pride calabrese? Io non ne ho mai assistito uno, però li appoggio in pieno, un po' folcloristici, però io sono dalla loro. Sa perché in Italia è impossibile, diciamo, vedere riconosciuta una legge che tuteli le persone dello stesso sesso e quindi le equipari come nel caso dei matrimoni civili? Se lo so il perché? Se sa come mai non sono tutelati? No, me lo potete dire voi? No, io lo mandavo a lei, se magari... Non lo so, ma ci arriveremo molto presto, me lo auguro. La ringrazio, buona giornata. Grazie a voi. Ciao, scusa, posso? Ciao, Liberi.tv, cosa pensi del primo Pride calabrese? Sono molto felice che ci siamo un pochettino evoluti e che ci stiamo aprendo ai diritti anche delle coppie omosessuali. Tu sei di Reggio Calabria? Sì. Pensi che Reggio Calabria sia una città accogliente per le persone omosessuali? Dipende. Una parte sì, l'altra parte un po' meno. Pensi che possa essere un inizio questo? Sì, indubbiamente. Io ti ringrazio e ti auguro buon primo Pride calabrese. Grazie mille, ciao. Ciao, posso? Liberi TV, cosa ne pensate del primo Pride calabrese? Noi siamo desiguali, quindi per noi la libertà è la prima cosa di pensiero. Bella questa. Comunque posso chiederti un'ultima domanda? Posso farti un'ultima domanda? Tu sei di Reggio? Sì. Pensi che Reggio sia una città accogliente per le persone omosessuali, per gay e lesbiche? Ma perché no? Quindi... Se Papa Francesco ha detto sì. Quindi se Papa Francesco ha detto sì, tu dici che comunque un'apertura ci può essere anche per le persone? Siamo nel 2015. Okay. Il 2014 è quasi finito, eh. Ok, quindi siamo avanti, quindi Disewal è avanti. Vio. Ciao, grazie, buon pranzo. Ciao. Salve, Liberi TV, cosa pensa del primo Pride calabrese? Stupendo, meraviglioso, perché non c'è stato prima? Tutto qua. Ecco, non c'è stato prima, però inizia da adesso, quindi pensa che possa essere appunto un inizio per un rinnovamento dei diritti in Italia? Assolutamente sì, a partire magari dal nostro famoso sud, tanto bistrattato, potrebbe espandersi come un'onda in tutte le altre importanti città, perché è giusto, perché è giusto, null'altro. Benissimo, io la ringrazio e le auguro buon primo Pride calabrese. La ringrazio anche voi. Pride calabrese, sì. Cosa ne pensi, Vanni? Straordinario, insognabile, nessuno poteva immaginare questo successo. La Calabria si fa onore perché è alla fine dell'onda Pride, dove tutti i Pride sono stati un successo, un delirio. Questo delirio a Reggio è una cosa meravigliosa, una cosa che fa esplodere il cuore. È una cosa bellissima, bellissima.
ragazzi, diritti, orgoglio gay, anche a Reggio, una cosa bellissima. Reggio, sei bellissima oggi. Forza Vanni Piccolo, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Liberi.tv, posso farvi una domanda? Allora, fino a qualche anno fa anche vedere due persone di colore diverso vicini sarebbe stato impensabile. Voi cosa pensate dell'uguaglianza giuridica dinanzi alla legge delle persone omosessuali? Io penso che tutti quanti debbano essere liberi di vivere la propria vita nel miglior modo possibile in base a quelle che sono le loro esigenze, senza nessuna differenza né di razza né di sesso e di orientamento alcuno. Conta l'amore, contano i sentimenti, conta quello che comunque uno decide di esprimere. Sì, certo, l'amore è sempre la cosa più importante che ci possa essere, quindi non importa se si è etero, gay, qualunque, l'importante è amare. Grazie del suo contributo e soprattutto buon Pride, buon primo Pride calabrese a te e alla persona che ami. Grazie anche a voi. Grazie, arrivederci. Ciao.